parlando dell'Ulivo dobbiamo ripercorrere la strada partendo molto indietro nel tempo, addirittura all'undicesimo secolo avanti Cristo, quando gli Iapigi furono i primi colonizzatori della nostra regione, che appunto da loro prese il nome originario di Iapigia. Queste popolazioni, che venivano dall'altra sponda dell'Adriatico, dalla odierna Albania, entrarono in contatto con le popolazioni indigene che già vivevano sul territorio e insegnarono a queste popolazioni, che non conoscevano l'olio, non conoscevano l'ulivo, c'era allora soltanto una pianta selvatica, l'olivastro, quali potevano essere gli usi appunto commestibili. Già nel V secolo avanti Cristo lo storico greco Tucidide affermava che i popoli del Mediterraneo cominciarono ad uscire dalle barbarie quando incominciarono a coltivare la vite e l'ulivo. Il suo tronco è certamente uno spaccato di storia. Alcuni alberi millenari ci potrebbero narrare le vicende umane che si sono svolte mentre quest'albero cresceva. Infatti le prime forme di civiltà occidentale si manifestarono proprio in questi paesi che si affacciano sul Mediterraneo, grazie alla coltivazione di questa pianta che è così antica quanto i nostri popoli. Furono poi i Romani che, oltre a cambiare nome alla nostra regione, che da Iapigia divenne Apulia, furono i Romani appunto che inventarono il trapetum, l'antenato del nostro frantoio. L'ulivo, oltre che essere una pianta utile, è anche una pianta, diciamo, storicamente importante e paesaggisticamente insostituibile per la nostra regione. I grandi viaggiatori, a partire da Orazio in poi, rimanevano sempre impressionati da questo albero così imponente, così secolare. I grandi ulivi che caratterizzano la fascia costiera che va da Monopoli a Fasano ne sono un esempio, e alcuni di questi giganteschi patriarchi potrebbero essere addirittura piante che furono innestate, piantate dai coloni greci. Sta a posto? Le qualità di olive prevalentemente presenti nel sud-est barese, cioè in terre di Bari e sud di Bari, si individua prevalentemente la cima di Mola. A queste ultimamente si stanno aggiungendo tutta una serie di qualità di recente innesto praticamente, come la leccina, la limoncella, la cima di Bitonte e la cima di Melfi. Cima da Merf, Simone e gli altri. Ecco, quattro cose. La grande imperiere professionale è stata qui là, si è comprato l'appartamento. Nella simbologia della biblica dell'ulivo abbiamo molti significati, ecco, partendo da quello della Genesi, dal celebre episodio di Noè che invia la colomba dopo il diluvio universale, ecco, questa colomba ritorna con un ramoscello di ulivo. Poi anche nei libri apocalittici, quali Zaccaria e l'Apocalisse stessa, alla fine dei tempi si racconta di due testimoni, i due olivi, cioè i due testimoni profeti che stanno davanti al Signore. L'olio poi è anche un simbolo sacro, infatti quante volte abbiamo sentito dire unto dal Signore. L'olio era il crisma era un segno appunto di regalità e di sacralità. Il grande 41 anni, è maschio, e 20 anni che fa la lettera all'Opella Mono. La pace e la convivenza sociale è proprio il significato di questo ulivo. Noi ci auguriamo anche che in tutto il Mediterraneo, soprattutto in Terra Santa e nei luoghi della Palestina, si ritorni a una convivenza serena e pacifica tra i palestinesi e gli israeliani. Allora, perché è tutto stufato? Anticamente le olive venivano raccolte prevalentemente a mano, quindi era un lavoro che facevano esclusivamente quasi le donne. Oggigiorno invece i sistemi di raccolta sono estremamente differenziati. Quelli che possiamo legare alla tradizione sono quelli manuali, che utilizzano le scope per raccogliere da terra le olive.
Dopodiché ci sono quelle ancora più recenti che utilizzano le reti, quindi si aspetta che le olive cadano per terra, cadano sulle reti e poi vengono raccolte all'interno di queste reti. Quante ne può dare con il tutato? La fa media, 3 arrivato. Li ha per 10 kg, 20 kg. Quanti costano? Come si chiama? Chiaramente possono essere utilizzati degli attrezzi, degli utensili che sono piccoli rastrelli, oppure può essere utilizzato anche lo scuotimento con, dell'albero, del ramo, con il bastone, con bastoni di castagno o di altro tipo, oppure lunghi fusti che possono essere utilizzati da terra. Ma comunque il frutto, o meno, l'albicocco, il resto, quando si finisce il raccolto si può fare la potatura. Che il capo di me fa, chi che si perde, si perde. Chi arriva a me, e poi le macchine mi vogliono prima dalle scelte, poi il mosco, tutti la mangi. Allora, il capo tutto, bello su quattro. Quant'anni ne avevo da chi mi vuole? Da quando me ne è? Da quando me ne è? Io ci avrò con gli ho 83 anni. A me sono 72. 57? 76, 75 e mezzo. 70 anni. Quello è il mestiere che facciamo prima. Dunque, alla scuola si faceva la terza, la quarta, la quinta e poi in campagna. Io la mago, che lì cara, che lì forte, io li accoglio. Confini, chi ne so, c'è ma l'altro che vanno stasera. 132 quintali di cima, 2 lotti da 65 quintali, 174 di casco, 2 lotti da 87 quintali. Se il prezzo va, a poter contare, se no altrimenti. Primo lotto di casco, 87 quintali, prima candela 39 euro, sì. Mi pare. 20 prima candela colella, 30 prima candela di palma, 40 prima candela colella e 50. 50 prima candela di palma. Destinato all'alimentazione dell'olio extravergine, cioè quello che viene estratto con la semplice spremitura delle olive, con la semplice spremitura a freddo delle olive. La sua acidità deve essere contenuta al di sotto di un grado percentuale, cioè praticamente un grado di acidità. Gli oli che hanno acidità superiori sono olivergini lampanti e possono raggiungere anche acidità di 2, 3.